Buongiorno a tutti, ben ritrovati sul mio canale, sono Stratega e vi do il benvenuto a un nuovo episodio della serie dedicata a Project Zomboid e in particolare la serie col dottor Casa. Riprendiamo quindi dal punto in cui sono rimasti la scorsa volta, come sempre vi lascio la intro, ci vediamo tra pochissimo e buona visione. Rieccoci, allora. È il giorno 49. Sono le 6:40. Abbiamo ancora un po' di zuppetta, durerà giusto per oggi, ma ci sono già due cavoli da poter raccogliere e da recuperare poi i semi da piantare. Io direi che intanto ci armiamo della nostra zuppetta. Ah, ce l'abbiamo già la zuppetta, perfetto. Mettiamo la scodella via. E magari ci riempiamo un po' le bottiglie. Quindi anzi con la casseruola, versa in bottiglia vuota. Perfetto. Così almeno abbiamo un po' d'acqua. Visto che anche questa è praticamente vuota, se non vuota. Versa in bottiglia vuota. Buongiorno, signore. Questa ce n'è ancora, versa in, ti è vuota. Oh, perfetto. Allora, questa casseruola la rimettiamo via. E io direi che possiamo uscire. A sto punto l'ideale sarebbe recuperare un po' di assi e continuare un po' la nostra esplorazione perché ci servirà... questa è la zona qui, ok. Ci servirà continuare a cercare. A mappa annotata indicarmi, è vero, questo è interessante da andare a vedere. Ma questa qui l'ho già vista, non l'ho mica segnato. Sicuro. E ho bisogno anche di cercare un po' di cibo non deperibile per prepararci per l'inverno. E soprattutto poi anche di cercare l'ultimo generatore. Potrei finire queste case qui, eh? Potrei finire queste case qui. Oppure, no, avevo detto che avrei sistemato casa. Mi sembra il caso. Quindi iniziamo a prenderci un po' di tempo per sistemare questa zona, perché è veramente brutta. Allora, qui quanto spazio abbiamo? Un po' sì, ok. E qui invece facciamo così. Questa roba spostiamola di là. Prendi il generatore. Prendi il generatore. Allora, generatore. Via. Tanica di benzina. Martello di demolizione. E la torcia. Perfetto. Questo perché così qui abbiamo 80 e questi qui, se non ricordo male, sono 20 l'uno, quindi ferra cadavere. Sì, 20 l'uno, quindi ne possiamo portare via 4. Via. Iniziamo a ripulire. Visto che abbiamo un giorno in cui abbiamo cibo e in cui possiamo poi andare avanti qualche giorno. Se più di porco a sto punto... No, adesso lo rimetto, ok. Allora, qui è pieno. E qui eventualmente... anche qua è abbastanza pieno. Va bene, dai, facciamo così. Voglio vedere però come è messo sto cofano, perché onestamente potrebbe essere anche il caso di andare a recuperarlo. 33, eh sì. Potrebbe essere anche il caso oggi di prenderci una giornata in pulizie e in riparazioni del mezzo. E questi qui non so dove metterli onestamente, sti zombie. Dove li butto? Ah, ne faccio una pila. Ne faccio una... Eh sì, però dove la faccio la pila? Potrei farla anche qui, onestamente. Non è che mi serve andare chissà dove in realtà, eh. Ne faccio una pila. Li metto tutti insieme, quindi questi li prendiamo.
Quindi in realtà potevo anche non caricarli in macchina. Lascia. Sfera cadavere. Lascia. Poi questa roba qua invece la carichiamo e la andremo a buttare, boh, in una sorta di discarica. Lascia. Metteremo un pochettino anche qui, sarà una cosa lunghina, ma... Lascia. A questo punto facciamo un giro. Non vorrei consumare troppa benzina perché comunque non ne abbiamo la possibilità di rifornirci di continuo. Via. Allora, per... Uno. C'è. Sembrava di aver sentito uno zombotto. Due. Terra cadavere. Via. E anche quest'ultimo qua. E così penso che ci metto ancora più tempo. Perché è vero che le carico velocemente, ma poi devo girare, accendere, girare. Penso che lo potrei fare solo per questa zona qui perché è più lontana. Non ci ho sentito quello molto bene. Allora, qui. Quattro cadavere, butta a terra. Sì, faccio prima a portarli a piedi. Lascia. Terra. Lascia. È un continuo, continuo ad andare avanti e indietro su questa meccanica qui a ferra. Spero che non ci venga un po' di nausea perché stiamo continuando ad andare sopra a zombetti che sono ben in decomposizione da un bel pezzo. Però è una cosa che dovevamo fare, soprattutto da levare quelli sulle colture. Ok. Sbagliato. Per cadavere. E se ne potessimo portare più di uno sarebbe molto meglio, ma... E non si può. Se per esempio facessi così, scusa. Ah, secondario non mi tiene lo zombo, niente, come non detto. No, scusa, e lo zombo? Mi mancava uno zombo. Ok, lascia. Era un bel numerino qui, inizia ad esserci un po' di zombetti, eh. Ma... È solo questa la zona che puliremo, questa e la zona dell'orto nuovo. Però...
Questa serve, sì, meglio, è meglio ripulire, minchia come è cresciuta qua, è meglio ripulire assolutamente. E poi invece il ferro non ne ho idea, probabilmente semplicemente lo butteremo in un punto dove non darà fastidio. Li carico tutti in macchina e li molliamo, boh, da qualche parte. Anche semplicemente nel posteggio qua davanti, non per forza da qualche parte, o anche semplicemente tutti insieme qui, solo almeno non sono qua. Lascia il cadavere. Quindi abbiamo ancora 1, 2, 3 qua, ancora un po', ancora un bel po'. Non penso che alla fine ci passeremo tutta la giornata, ma quasi a sto punto. Mangia, 1. Ah, lo stufato è mangia invece che bevi. Infatti è molto più fame che sete, l'altro forse era più sete. Quindi direi che è meglio una zuppa in teoria. Ecco, adesso potrei fare un giro in macchina giusto perché sono affaticato. E è meglio non affaticarsi troppo, non sia mai che arrivi uno zombo. E iniziamo ad allontanarci, quindi a sto punto possiamo farlo. E dai. Gira. Allora. Dobbiamo fare parecchi giri però, eh. Parecchi giri. Uno. Terra cadavere. È quello che potrei fare in realtà, che ha senso, è svuotare un attimo sto furgone e caricare su altri cadaveri, perché ce ne sarebbero altri 4. A quel punto vuol dire 8, non sarebbe per niente male. Tipo, qua ce ne sono 4. Però qui c'è un sacco di roba. Se io tipo questa roba la buttassi un attimo a terra. Ok. Posso fare così e metterne altri 4, anzi 4, perché questo non pesava 10? No, no, 20, ho letto male io allora. Sì, 20, perfetto. Vuol dire comunque la metà dei giri alla fine in macchina. Via. Ok. E ora andiamo a scaricarli. Ma scaricarli poi qui sono due, ce n'è più di un altro giro. Occhio, 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 occhio. Puoi andare a terra per piacere? No, bravo. Che non voglio assolutamente combattere. Quindi. Visto che ci siamo, ferriamolo e molliamolo già qua. Poi.
Questo, ok, via. Sì, dovrebbero essere abbastanza vicini per bruciare tutti, penso. Merda, merda. Premo io, devo prenderla più larga. Ok. Bene. Ora, carichiamo questi. Vediamo se riusciamo a far sì che siano gli ultimi. No, non penso. Sono più di 8 sicuramente. Ok. No, afferra. Comprendo che sto episodio sarà un po' più noioso, ma questo è tutto il contorno anche di Project Zomboid. Alla fine, anche sistemare un po' la base, prendersi cura della propria zona. Sì, ci vorrà ancora un giro. Ci vorrà ancora un giro. Però un giro dovrebbe essere sufficiente, onestamente. Non mi sembrano così tanti. Ok. Perfetto, via. Partito subito, molto bravo. A questo punto mi sa che si andrà domani a riparare il mezzo, mi sa, perché sono già le 2. Qua, giustamente, questo, via. E di qua gli altri 4, via. Ok. Niente, eh? Oh. Allora. Quindi noi ne portiamo 8. Vabbè, lì ce n'è uno, ma è vicino, lo porto a braccia. Qui ce n'è due. E li andiamo a prendere. Lì, la fiera cadavere, uno. E qua c'è un'altra cosa pronta. E un altro qua sopra. Ok. Uff. Ok, poi. Spostiamoci un po' più avanti. E ci avviciniamo di più a questi. Allora, qui c'è uno sotto, vediamo se riesco a prenderlo. Sì. Perfetto. Cos'è questo? Ah, scarpe da ginnastica. Via questo. Mancano 4. Comunque a tiro, eh. Ah, questi li abbiamo messi dietro, va bene. Scusa, li ho messi dietro. Ok. No, c'è qualcosa che non quadra. Non ho scaricati due, allora. Vabbè, questo lo porterò a braccio. Quindi certo non rifaccio il giro, sì, per uno zero, che questo qua non mi interessa. Qui è già molto più pulito ed è quello che ci interessa. Potevo tenerlo e girare in macchina, ma fa lo stesso. Cadavere, forse l'ho messo un po' troppo lontano, vediamo se brucia. Posso prenderlo? No. Oh.
Via. Facciamo il giro, mettiamo gli ultimi. Un altro giro, però l'ultimo stavolta, almeno l'ultimo con i cadaveri. Sono un pirlone quello. Non l'avevo neanche visto, è lì bello in pieno, non l'ho neanche visto. Allora, questi giù, via. Questi, no, questo è sempre il camion. Dov'è il carrello? Eccolo qua. Via. Perfetto. A sto punto spostiamolo un pochettino più avanti. Anzi, facciamo il giro, visto che devo caricare poi il ferro. Col ferraio, il ferrame. Ok, via. Allora, tutta sta ferraglia. Mettiamola qua dietro. Già 65, eh? Pesa un botto anche sta roba. Quello che ci sta. Non tutto, ovviamente. 71, qualcosa ci sta ancora. Via sto parabrezza. E poi tutta sta roba, invece. Facciamo così allora. Pesa un pacco, eh. Pesa un pacco. Via. Quindi ricarichiamo una prossima volta, poi. Ok. Marmite l'1.8. Il silenziatore, queste sono tutte cose che avevamo fatto per skillare un po' di meccanica. Via anche questo. E poi c'era una gomma, anzi una, più gomme rotte, queste. Queste, fammi vedere se riesco a metterle tutte. 93. Non riesco a mettere tutte, ma ne abbiamo messo un bel po'. Quanto mangiamo? Scusami, c'ho il sedile. È solo per una, almeno non faccio un giro in più. Questa era una gomma buona, quindi la teniamo, la riporto dentro. Questi poi vanno ricaricati tutti, qua abbiamo ripulito, direi che va bene. Direi che va bene. Mi ho dimenticato solo questa porta qui, che andiamo a prendere subito. Quanto pesa? 10 kg. 10 kg tanti, eh? 10 kg tanti. Ecco, questi li andiamo a buttare. Ma anche qui. Anche qui, giusto da non averli in mezzo alle scatole a casa. Ok, molto bene. Perfetto. E ora buttiamo via tutto il resto. Questi. E anche questi, così non l'abbiamo vicino a casa, non abbiamo lo schifo. Perfetto. Via. Ah! Via un corno. Ah sì, il cofano questo gliel'ho già levato. Via allora. Se no,
Penso di sì, se no ci ricontrollo, ma mi sembrava di sì. Ok, allora. Arriviamo qui. Via. E facciamo due cose. La prima, ricarichiamo tutto questo qua dietro. E poi andiamo ad accendere il falò. Perfetto. Oh, è stata una giornata lunga, anche se molto molto noiosa, ma molto lunga. Abbiamo fatto un sacco di cose. Come accendo? Come accendo? E mi servirà della carta, di strappa vestiti 1. Ok, allora non posso accendere, non mi ricordo come cavolo si accendeva. Ah, forse devo tenermi su l'accendino che non ho. Sì che ho, sì che ce l'ho. No, non posso accendere, non mi ricordo cosa devo fare. Perché dai, perché cammina, siediti, costruisci, indaga core. Io onestamente vorrei invece accendere. Non me lo ricordo. Non me lo ricordo come si stava a fuoco. Devo impugnarlo? No. Ah no, che scemo. Devo fare il falò. Ecco com'è che si faceva. Non mi ricordavo più. Allora, accendino, mettiamolo via a sto punto. Cosa mi serve per fare il falò? Allora. Mi ricordo se era qui o se era nel... No, era sulla costruzione. Ok. Allora, filtra tutto. E ci mettiamo campo, fuoco da campo era. Due ceppi. Oh, due ceppi servono, tre assi. Due ceppi o tre assi. Abbiamo qualcosa qui? Forse. Disassembla. Un asse. Due assi. Porta. Dammi il terzo asse. No. Ok. Assembla. Eccolo qui, perfetto. Allora, un asse. E altri due, via. Con questi tre ci andiamo a fare il fuoco da campo, col quale sbruciacchiamo questi qui. Quindi, costruisci. Fuoco da campo. Con calma, tranquillo, ok? Costruisci fuoco da campo e lo mettiamo qua. No, non me lo fa mettere perché sono gli zombie. Vediamo se riusciamo a dargli fuoco comunque. Allora, aggiungi combustibile, calzini. Accendi fuoco. Quanto c'è? 15 minuti.
Aggiungiamo calzini lunghi, jeans larghi. Vai. Allora, accendi fuoco con jeans più fiammifero. Vediamo se le prende. Se non li prende, ce li sposterò sopra, ci vuole un pacco di tempo. Non li prende. Però ho un'idea. Non sto a spostarli tutti, ma li sposto in modo che si accendano. Quindi faccio un po' un sentierino. Tipo così. Tipo così. In modo che ora siano tutti più vicino. Cioè, quantomeno, bruciato uno, poi prenda, dia fuoco anche agli altri. Quindi accendi fuoco, canotta più fiammifero. Vediamo se ora riusciamo. Perché questi sono vicini, quindi non dovrebbero. Dovrebbero pur passare. Ah. Ah, ma perché non bruciano? Vabbè, diciamo che è una cosa che poi farò per i cavoli miei, mi sa. Perché sennò già vi ho fatto perdere un sacco di tempo in una cosa veramente noiosa. Spegni fuoco. Va bene. La faccio per i cavolacci miei. Quindi ora torniamo a casa. Questi non so che cosa sono, scusa. Cos'è sta roba? Boh. Non ho idea, ma vabbè. Va bene. Io direi, entriamo pure in casa. Prendiamo un po' d'acqua. Da questa pentola con acqua, versa in bottiglia vuota. Bottiglia vuota. Perfetto. Questa pentola con acqua la mettiamo via. E a sto punto direi che ce ne possiamo andare tranquillamente a dormire. Sono le 22:30, quindi aspetteremo ancora un pochino, però nel mentre leggi un libro. E ora ce ne andiamo di sopra. Finiamoci poi il nostro diarietto. Ecco qua. Allora, qui. Dov'è? Eccolo qui. Scrivi. 26 agosto 1993. Me l'ero prefissato. Quando e se avessi avuto del cibo sufficiente a non dover correre per cercarlo in giro, avrei ripulito la zona. In effetti ora è molto meglio. C'è meno puzza, meno vermi, meno schifezza. Speriamo duri. Benissimo, 26 agosto. Aspettiamo ancora qualche oretta, tipo a mezzanotte e mezza. Poi ce ne andiamo a dormire, siamo 1099 zombie e vedremo domani che cosa fare, onestamente. Io penso che si potrebbe pensare poi a, vabbè, sistemare no, abbiamo già fatto. Magari ad andare a cercare qualcosa di specifico, magari del cibo, non lo so, vediamo, ci pensiamo. Magari scrivetemelo anche qua sotto e nel mentre noi ce ne andiamo a dormire. Arriva il 27 agosto, ci avviciniamo poi alla fine dell'estate. 6:50 e c'è un bel nebbione. Grazie come sempre e alla prossima. Ciao ciao.